E mentre prendiamo il sole vediamo le cazzate che faccio in pista. E guarda le bere. Insomma, dei tanti giorni che giro in pista. Mannaggia la puttana. Sta piove. E vabbè, dai, è uscito il sole. Tanto abbiamo il president. Oggi almeno 54, un po' che asciuga, quindi fa un turno per assaporare un po' la pista e poi... E poi l'assaporo io la pista. Ragazzi, un pilota di MotoGP, come la vedi oggi la giornata? Moto d'acqua. Moto d'acqua. Oggi facciamo moto d'acqua a Vallelunga. È asciutto. Dai, prendi il CBR e vai a fare un giro, dai. E te fai un giro. Gli fai vedere questi come si porta la moto. Fagli vedere come te sei imparato a portare la moto. Non so accelerare ancora. Guardatelo, ragazzi, mamma mia, non vuole correre, vedi quelli che vanno piano, c'hai più scuse, guarda bene il colore. Ciao, bello lui con la scritta sono povero. E dai, siamo a Vallelunga. Per margherite, se tu vai prima verso le margherite e poi entri è meglio. Cioè, e qua hai fatto l'errore col 55-0, con tutti questi errori qua. Tutti questi errori qua. No, ne hai, se tu correggi, eccolo. Ho riempito le mutande, Hai dato pieno gas in piega, praticamente. Quindi? Sei andato troppo largo tra la 1 e la 2, quindi per recuperare la linea hai tenuto la moto troppo piegata, dando gas come fai sempre, hai perso il posteriore, ringrazio a Dio. Bravo, sì. Il 53 ce l'ho. Dai, ci proviamo, dai, non ti prometto niente. Parola del presidente di NA Racing. Ok, dai. Sei un pochettino stanco? Guarda, 52, dai, se può. Devo dire che sono soddisfatto perché comunque 3 secondi li abbiamo migliorati. Grazie. Però con i consigli di Ettore se fa tutto, ragazzi. Il bonifico. Vabbè. Non ci voglio credere, raga. Ho bucato la gomma. Bucato. Fatto? Ma non lo so neanche io, guarda. Non lo so che cazzo è successo. Sì. Facciamo il giretto col trattore oggi. Senza patate.
E vabbè, e il giretto col trattore se lo famo, raga. Tocca a tutti. Come è andata? Così. Con la gomma bucata purtroppo alle ultime curve. Insomma, volevo migliorare il secondino, alla fine ho migliorato le 3 secondi e devo dire pure grazie a Ettore perché mi ha dato tanti consigli, le linee. E sto però ha superato come sempre, vabbè, è così raga, quelli forti sono forti. 30 giri in pista, 0.